Pubblico attento e numeroso quello che ha incontrato il presidente del CNEL Antonio Marzano ieri sera all'ex convento San Francesco di Pordenone. Ad intervistarlo per Pordenone Pensa, rassegna organizzata da Circolo Culturale Eureka e Provincia di Pordenone, è stato il leader di Unindustria Pordenone Michelangelo Agrusti. Si è parlato di economia e dei problemi legati alla crisi italiana, ma anche dei rapporti con la UE e dei prossimi interventi del governo. Non possiamo aspettare il 2014, perché dal 2014 si liberano risorse grazie all'ultima decisione dell'Unione Europea. Bisogna farlo subito e bisogna cominciare con gli investimenti pubblici, e anche se dal punto di vista della disponibilità di risorse per lo Stato non ce ne sono adesso, secondo me si può partire dicendo che lo Stato assicura il finanziamento alle imprese che fanno le opere pubbliche. Noi abbiamo due esigenze: una è l'Europa, che vuole che noi siamo rigorosi sulla finanza pubblica, e anche i mercati finanziari internazionali chiedono questo, e dall'altra però ci sono i disoccupati, i giovani disoccupati, che hanno un disagio terribile a questo punto, perché anche le famiglie che li aiutavano, se il capo famiglia anche perde il posto, diventa veramente tragico. Io, fra le due cose, la nervosità dei mercati finanziari internazionali e il disagio profondo, che può diventare anche rabbia, dei giovani e di coloro che sono senza lavoro, io opto per questo, e l'Europa deve capirlo, deve cambiare. Il tema della serata è stato il benessere oltre il PIL, che è anche il titolo di una ricerca condotta insieme da CNEL e Istat su 12 settori vitali per il nostro benessere: dalla salute all'istruzione, dall'ambiente ai servizi, dalle relazioni sociali alla sicurezza. L'Italia è un paese in cui si vive bene, ma per esempio qui non avete i problemi che abbiamo con il traffico a Roma o nelle megalopoli. Qui non avete il problema dei servizi sanitari, per cui bisogna attendere un anno prima di avere un'analisi e cose del genere. Questo non c'è nel PIL. Pordenone Pensa prosegue con il giornalista Camillo Langone venerdì 31 alle 20:30 nella sala consiliare della provincia. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Programma integrale su pordenonepensa.it.